Nell'ultima uscita precampionato il Pescara supera la Vispesaro per 2-1 dopo 90 minuti comunque equilibrati. Dopo il KO di Silvi, i biancazzurri sono tornati alla vittoria che tutti sperano possa essere di buon auspicio per la prima di campionato con l'Avellino. Poche le emozioni nel primo tempo che vede tanto gioco a centrocampo, tanta imprecisione e anche molto nervosismo. Il Pescara appare imballato e non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Da segnalare al 17esimo il tiro di Gazzoini per gli ospiti con il pallone alto di poco. Il match non decolla con i giocatori che in una partita che ha ben poco di amichevole se le danno di santa ragione, con Di Cicco di Lanciano che ammonisce nel giro di pochi minuti per Lacani, Jabois per il Pescara e Gavazzi per i marchigiani. Al 48esimo la squadra di Colombo trova il vantaggio, corner di Mora spizzicata di Pellacani e palla nella zona di Lescano che in tuffo di testa anticipa tutti, pure i compagni di squadra, mettendo il pallone in rete per l'1-0. Nella ripresa il match è più vivace, al sesto Marcandella su punizione mette la sfera al lato di poco, al nono si vede Marco Delle Monache con un tiro centrale. Con diverse sostituzioni da ambo le parti le formazioni si allungano, al 13esimo ospiti pericolosi con Gom che manca il pari di un soffio, al 18esimo il Pescara trova il raddoppio con Pellacani che di tacco su angolo di Delle Monache fa 2-0. Gli ospiti non ci stanno e al 35esimo trovano il 2-1 con Fedato che realizza un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara dopo un contatto in area fra Boben e De Graua. E dalle prossime ore ci si concentrerà sul mercato, da cui Colombo si aspetta ancora novità positive. Marco Sau dovrebbe dare una risposta definitiva entro lunedì. Sempre per l'attacco non è tramontato l'interessamento per Alessandro Gabrielloni di proprietà del Como. Per il centrocampo Carlo De Risio resta una possibilità, mentre si aspetta solo l'ufficialità per il ritorno a Pescara del difensore Riccardo Brosco, mentre per Davide Veroli resta sempre probabile la pista Cagliari, con ingrosso che invece rimarrà in riva all'Adriatico. Il Pescara batte 2-1 la Vispesaro e da domenica prossima sarà campionato.